a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di presentarvi finalmente i due medici veterinari che ci seguono da ormai 4 anni, quindi seguono i nostri animali con attenzione, con scrupolosità, come la loro vocazione, diciamo così, gli ordina, e lo fanno veramente con tanto affetto e si sono anche in questi anni affezionati ai nostri animali. Questo mi fa estremamente piacere. Sono la dottoressa Melania Lantelme e il dottor Andrea Bertarelli, quindi lascio la parola a loro che ci fanno una piccola presentazione di chi sono, cosa fanno nella vita, e poi parleremo in maniera più approfondita dei nostri cani. Ciao, io sono Melania e mi occupo della clinica dei piccoli animali in generale, in particolare di pronto soccorso. E visto che sono originaria della zona, come diceva Luca, da 4 anni abbiamo, diciamo, avuto la fortuna di incontrarci e quindi seguo anche questi meravigliosi cani che quando hanno bisogno, diciamo, di cure veterinarie o semplicemente nella gestione veterinaria di base, quindi vaccinazioni, profilassi, antiparassitarie, tutto quello che necessitano. Buongiorno a tutti, sono Andrea, da qualche anno appunto collaboro con Melania e mi occupo anch'io della clinica dei piccoli animali. E non sono originario di Sestriere, ma amo tantissimo la montagna e grazie comunque a Melania ho, insomma, la possibilità di seguire, anche aiutarla e collaborare con lei nella gestione qua dei cani sanitaria. Nell'episodio che andremo a registrare con la collaborazione dei nostri due medici veterinari, se avete delle domande alle quali volete che loro diano risposta, potete farcele tranquillamente scrivendoci sempre attraverso i soliti canali Facebook e Instagram. Noi avremo cura durante la registrazione di quell'episodio di fare a loro le vostre domande. Parleremo in maniera generale della situazione dei nostri animali, perché ricordo a tutti che non sono dei siberianaschi che vivono in appartamento e scendono a fare i bisogni la mattina e la sera. Sono, come voi sapete bene, degli animali che lavorano tanto, sia in autunno sia in inverno, ma anche in primavera e in estate, per cui sono animali da lavoro che veramente lavorano, per cui loro andranno a raccontarvi un po' il loro punto di vista medico e sanitario sulla situazione di un branco di 30 siberianaschi che lavora, però sono altrettanto disponibili a rispondere alle vostre domande. Quindi se avete curiosità o domande da rivolgere a loro, scrivetecele, perché nella registrazione gliele porremo. Grazie a tutti, ciao ciao! Grazie, ciao! Ciao.